Siamo con Spinelli in questo dopo gara tra United Aprilia e Rocca di Papa, una gara vibrante, avvincente, spigolosa. Alla fine l'avete spuntata con il carattere. Come hai visto questa sfida? Sì, sicuramente loro ci hanno messo tanto in difficoltà come poche squadre su questo campo. Sapevamo che comunque sia era una partita tosta oggi, anche perché l'andata si è dimostrata ancora più tosta, però comunque sia siamo riusciti a portarla a casa nel finale anche con tanto cuore e tanta grinta da questo gruppo che è veramente eccezionale. Continua il vostro momento d'oro, una striscia positiva che dura praticamente dall'11 gennaio. Ritenete ancora possibile la capacità appunto di riuscire ad agganciare il Città di Anzio? Ma noi comunque sia all'inizio campionato ci eravamo prefissati degli obiettivi che comunque sia stiamo cercando di mantenere. Siamo una squadra nuova, un gruppo nuovo, un anno che giochiamo a calcio a 5. Sarà difficile, però noi siamo là, lavoriamo giorno per giorno, pensiamo partita per partita, poi alla fine vediamo. Siamo con mister Catanzani del Rocca di Papa, una gara davvero spigolosa, avvincente dal punto di vista del risultato. Voi avete giocato a mio avviso molto bene dal punto di vista offensivo, sicuramente rivedibili dal punto di vista difensivo. Probabilmente le assenze hanno fatto la differenza oggi. Molto, le assenze purtroppo in questo mese e mezzo siamo un po' in difficoltà numerica e le assenze si vedono. Mi manca il centrale dietro, sono costretto a giocare con un laterale centrale e questo magari fa... Alla fine paga un po' perché il ragazzo che mi manca dietro è uno fondamentale per la squadra. Avete comunque due o tre elementi davvero molto interessanti, abbiamo visto Farrotti, capocannoniere, buono, insomma, che sono stati decisivi, determinanti in questa partita, anche se alla fine non avete comunque conquistato successo, lavorate anche in prospettiva. Sì, no, guarda, fortunatamente ho i due che mi segnano continuamente ogni domenica, purtroppo mi manca qualche gol da qualche compagno e dobbiamo migliorare su questo. Siamo con mister Serpietri al termine di questa gara davvero molto bella dal punto di vista agonistico, ha cambiato padrone diverse volte, voi avete avuto però il carattere, la forza di reagire soprattutto nel primo tempo quando eravate sotto 3-1, avete comunque dato una grande dimostrazione di forza. Che cosa secondo te ha funzionato e non ha funzionato in questa sfida? Allora, innanzitutto buongiorno, guarda, questo è uno sport, il bello di questo sport è proprio questo, perché non si dà mai per spacciata una squadra. Io è quello che dico ai ragazzi da inizio anno, perché la maggior parte, cioè diciamo tutti, vengono dal calcio, quindi non erano abituati a questa forma di a queste forme di partite dove 3-1, 4-1 la partita tranquillamente la puoi vincere. E stanno cominciando a lavorare sotto questo aspetto, cominciano a capire realmente lo sport, come questo sport come è fatto. Oggi è stata la dimostrazione che comunque la squadra ci ha creduto fino alla fine e abbiamo fatto qualche accortezza tattica, perché inizialmente diciamo che all'andata c'è stata un po' una partita con loro un po' tirata, quindi i ragazzi erano nervosi, la sentivano parecchio, però diciamo poi nell'arco di tutta la partita sono riusciti un attimo a entrare nel binario giusto. Numeri offensivi impressionanti, con le 6 reti di oggi salite a 120 gol, siete fra l'altro l'unica squadra che prima di questa gara avevate rotto la barriera dei 100 gol, in difesa però sicuramente ci sono delle cose da migliorare. La difesa purtroppo, perché io ho dei giocatori veramente bravi a livello tecnico, però ripeto, vengono tutti dal calcio, quindi a livello tattico lasciano ancora a desiderare, soprattutto sulle marcature, ogni tanto si perdono qualche uomo, quindi... Io credo che sempre che i numeri sono un po' la chiave di lettura di una squadra, no? Quindi se la difesa dice che comunque sia incassiamo tanti gol, è vero, perché in fase difensiva peccamo molto, in fase offensiva ne facciamo tanti perché comunque ho molti giocatori offensivi bravi sull'uno contro uno.